Far conoscere e valorizzare il patrimonio dei fari italiani per promuovere cultura, tradizioni e tutela ambientale. E questo è l'obiettivo di Fari d'Italia Rib Experience, la nuova avventura che il gommonauta palermitano Sergio Dapì compirà il prossimo autunno. L'iniziativa è stata presentata al Marina Arenella di Palermo alla presenza di autorità, sponsor e club nautici. Questa l'ho definita un'avventura romantica, questo giro per i fari che mi consente di dare proprio un'occhiata, di vedere un po' il nostro patrimonio dei fari, ma non soltanto, perché poi nella realtà tocchiamo anche argomenti diversi, cibo, esperienze di altro genere, territorio. Ci sarà un incontro per il Salone Nautico di Genova alla partenza, quindi il nuovo Salone Nautico. Fra i vari partners che mi sono stati accanto, ovviamente abbiamo Suzuki che è da tanti anni che è con me, con cui c'è un rapporto affettivo oltre che un rapporto di sponsorizzazione. E a Suzuki serviva poter dimostrare l'affidabilità dei motori, mettendoli alla prova in un ride così impegnativo, perché navigare nel Canale della Manica e nei mari del Nord è certamente impegnativo. Da lì ci abbiamo preso gusto, perché abbiamo poi fatto la traversata, era la primissima volta che un gommone col motore fuori bordo attraversava l'Oceano Atlantico e siamo arrivati in Brasile, quindi da Palermo siamo arrivati a Recife in Brasile. E lì l'eco è stata incredibile, quindi insomma, al di là dell'affidabilità che cercavamo in passato, c'è venuta voglia di andare oltre, c'è venuta voglia di dare anche un risvolto scientifico e culturale del mare alle attività di Sergio. Abbiamo mixato quello che era il fine, diciamo, dell'avventura di Sergio con un fine scientifico e ambientale. Abbiamo monitorato la qualità dell'acqua nelle varie. Un po' di cultura del mare, un po' anche della cultura del Made in Italy che Sergio è tanto bravo a portare. La prossima avventura che si svolgerà nel Mediterraneo, che è un'avventura che toccherà diversi punti in Italia, toccando alcuni dei più bei fari d'Italia, dove in questo caso, oltre ad abbinare l'aspetto ambientalistico, abbineremo un aspetto, diciamo, educativo perché entreremo nelle scuole dei bambini dove racconteremo loro quanto è importante amare il mare, navigarlo e rispettare quello che è l'ambiente. Quindi è un'avventura che ci piace fare proprio perché il messaggio è un messaggio positivo, soprattutto per le nuove generazioni. Ci siamo ritrovati, l'Isca Bianca è stata una bella esperienza con tantissimi bambini a bordo. È molto emozionante perché i bambini erano lì, no? 8 anni, 9 anni, 10 anni, 7 anni, curiosissimi, hanno visto la tartaruga che riprendeva il mare, che aveva, come dire, stata curata e che ha ripreso il largo verso, ma chissà, i suoi parenti, i suoi amici, no? I suoi simili, quindi è stata messa a mare a un miglio fuori. Ed è sempre molto, molto, molto emozionante. Di questo ringrazio l'Istituto Zooprofilattico di Palermo.